Buonasera, sentite? Sì. Buonasera. Ho voluto portare qui in esposizione le opere di Paolo Pozzetti perché è un artista che seguo da un po' di tempo e che si sta veramente affermando molto bene nel campo dell'arte contemporanea. È un artista autodidatta che non ha mai indirizzato i suoi studi verso percorsi artistici, ma ha concentrato la sua formazione verso la psicologia, affermando il suo lavoro in questo ambito. In poco tempo è riuscito ad esporre in mostre collettive tra le più valide in Italia ma anche fuori all'estero, facendosi subito notare dai critici più affermati. Importante è il suo lavoro di psicologo che gli consente di indagare nell'anima, riportando sulla tela tutto il suo bagaglio esperienziale e culturale. L'artista Paolo Pozzetti si muove da una base figurativa, dove volti, figure di uomini e donne danno sfogo a sentimenti ed emozioni e dove l'artista parla dell'immortalità dei sentimenti. Plasma sulla tela della psiche umana mostrando le paure e i disagi attraverso una tecnica personale che parte dal figurativo e si muove verso l'astratto. Troviamo lineamenti stilizzati dove gli occhi sono spesso il punto focale del soggetto rappresentato. Osservandoli e soffermandoci, quasi percepiamo i disagi, le paure e incertezze dell'essere umano. Tutto viene reso attraverso macchie dense di colore, date con possenti, pennellate sicure e incisive, creando una pittura fortemente materica, resa da una mano abile e anche esperta. Entrando nello specifico della tecnica, sebbene utilizzi differenti modi di porre il colore o attraverso pennellate corpose o colpi di spatola, vediamo come spesso il colore viene gettato e calato su figure e sugli oggetti rappresentati. Per questo è stato spesso associato e accostato all'artista americano Pollock per la tecnica, nello specifico nell'action painting o nell'espressionismo astratto. Sebbene porti alla memoria esempi di pittura americana della seconda metà del Novecento, credo sia giusto affermare che Pozzetti in realtà prosegue per via del tutto indipendente e personale. Riporta le sue esperienze lavorative di vita nelle opere, creandole in modo molto carismatico, di grande effetto catartico. Grazie. Sì, grazie. Ecco, adesso potete abbinare il corpo davanti a voi. Andiamo subito, entriamo nel vivo della presentazione di questo bellissimo libro chiamato Daliana D'Urso, che introduce con questa breve lettura